Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. In questo nuovo video vedremo do domande di diritto civile per concorsi pubblici, in particolar modo per il concorso ACI. Ai sensi dell'articolo 713 Codice Procedura Civile il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ed il pedissequo decreto devono essere notificati a cura del ricorrente, al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti entro il quarto grado e del, eh, agli affini entro il secondo grado. Quali sono le conseguenze della mensa notifica? La risposta è l'annullità del procedimento solo se è l'essenziale diritto di difesa del beneficiario. Ai sensi dell'articolo 899 Codice Civile, gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune, la risposta è non possono essere tagliati se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio. Ai sensi dell'articolo 9 Codice Procedura Civile Tribunale, competenza esclusiva per le cause in materia di eh, riferimento articoli 7 e 9 del Codice, codice Procedura Civile, imposte e tasse. Ai sensi dell'articolo 1588 del Codice Civile, il conduttore la è, risponde alla perdita e del... Deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. E i sensi di quando dispone l'articolo 2792 del Codice Civile, il creditore pignoratizio può usare nella cosa costituita l'impegno? La risposta è no. Il creditore non può senza il consenso del costituente usare della cosa salvo che l'uso sia necessario per la conservazione di essa. A decorrere di 20 anni la dell'ipoteca, l'esposto è la stessa, perde efficacia se non è rinnovata prima della scadenza di detto termine. Al fine della messa in mora del creditore, affinché l'offerta formale della prestazione valida è tra l'altro necessario la risposta che il termine sia scaduto se stipulato in favore del creditore analogamente agli atti relativi ai beni immobili anche per i beni immobili registrati sono soggetti a trascrizione. codice civile articoli 2684 e 2685 i contratti e le tendenze che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti di proprietà, di altri diritti reali, sugli stessi, e le visioni, la costituzione del fondo patrimoniale, l'accettazione dell'eredità e l'acquisto del legato, eccetera. Avendo presente la disciplina codicistica, circa la trascrizione immobiliare, codice civile, articolo 2683 è corretto affermare che la risposta è a differenza della trascrizione immobiliare articolo 2643 quella immobiliare è posta sulla base reale cioè viene eseguita avendo riguardo al bene oggetto della vicenza e non al suo titolare avvenuta l'iscrizione nel registro nelle imprese, in quale dei seguenti casi tra gli altri, può essere pronunciata l'anonimità di una società per azioni? La risposta è per mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico. Che cos'è l'ordinanza in giunzione? La risposta è, è un provvedimento anticipatorio di condanna a condizione sommaria previsto dall'articolo 186 del Codice di procedura civile. Che differenza sussiste tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale con riferimento alla finalità? La risposta da dare è la responsabilità contrattuale, tutela i contraenti nell'ipotesi mancata in esatta esecuzione del contratto. La responsabilità extracontrattuale ha la finalità di riparare un danno derivante da un fatto illecito. Che effetto ha la clausola penale con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti tenuto ad una determinata prestazione? Risposta e articolo il Codice Civile 1382, limitare il risarcimento alla prestazione promessa se non è stata convenuta la risacibilità dell'anno ulteriore. Che effetto produce il patto con cui la vende diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto il codice civile, articolo 1566, è valido purché la durata dell'obbligo non eccede il termine di 5 anni. Che effetto produce sul contratto il solo timore riverenziale di uno dei contraenti nei confronti dell'altro? Risposta al codice civile articolo 1437. Non è caso di annullamento del contratto del contratto che efficacia ha in un, un, con, un contratto di vendita il patto che prevede l'obbligo per il venditore che voglia esercitare il diritto di riscatto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita risposta codice civile articolo 1500 il patto è nullo per il prezzo quello eccedente e quello di vendita. Che efficacia hanno le copie fotografiche di scritture? Codice civile articolo 2719. La risposta è hanno la stessa efficacia probatoria delle autentiche se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente, ovvero non sono espressamente disconosciute. Chi cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati è tenuto a risarcimento risposta codice civile articolo 2050 sì e non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Chi ha pagato un debito altrui credendosi debitore può ripetere ciò che ha pagato la risposta codice civile articolo 2036? S si, credendosi debitore in base ad un errore scusabile e sempre che il creditore non sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi può esercitare il potere di punizione della sentenza nell'ambito del procedimento ordinario di cognizione? Articolo 200, eh, 323 seguendo il codice procedura civile la risposta a solo la parte che ha interesse ad ottenere la modificazione in tutto in parte del procedimento con il quale la stessa è risultata so compente. Chi, chi può promuovere i sensi del novellato articolo 417 del codice civile? l'interdizione del minore che si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha uh, ah, per curatore uno dei genitori, la risposta è solo il genitore o pubblico ministero. Chi, ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, è il capo dell'impresa, la risposta è l'imprenditore circa i limiti della fiduzione articolo 1941 codice civile la risposta essa può presentarsi anche per una parte soltanto del debito circa il computo dei termini di prescrizione e sensi dell'articolo 2963 codice civile individuare l'affermazione errata tra le varie opzioni di risposta è quella da dare se nel mese di scadenza, ma anche il giorno della scadenza, il termine si compie col primo giorno del mese successivo. Codice Civile, libro quarto, delle obbligazioni, titolo secondo dei contratti in generale, capo terzo, della rescissione di contratto. Si individua l'affermazione corretta. Tra le varie opzioni di risposta, quella da dare è il contraente con il quale domandata la rescissione può evitarlo offrendo una modificazione del contatto sufficiente per ricondurlo ad equità. Il video di oggi termina qua, per vedere altri miei video iscriviti al canale e attiva la campanella.